Uela ragazzi, come va? Devo allungare un po' il brodo perché sennò questa recensione in due parole ha davvero solo due parole. Comunque iniziamo. Bene, Dark Souls 3 The Ring City completato. Qui non vi farò i soliti punti, insomma è solo un DLC. Mi limito a fare un breve discorso su di esso. Personalmente continuo ad apprezzare maggiormente Bloodborne, sia come gioco e sia come DLC. Però devo dire che questo The Ring City mi è piaciuto. A differenza dei classici lavori di From, qui si è voluto optare per una mappa molto ampia, ma con pochi segreti, pochi rispetto ai precedenti, sia chiaro. Devo dire che questa cosa a me fa storcere un po' il naso. I Dark Souls li adoro per la componente esplorativa e vederla ridotta così è stato poco piacevole. A differenza, le boss fight sono eccellenti, sicuramente migliori del precedente DLC, Ashes of Riandal, e oserei dire che questo DLC presenta la miglior boss fight di tutto il gioco, ma qui andiamo sui gusti personali e non va bene. A livello di lore mi mancano dei punti, ci sto ragionando con un mio amico. Ho deciso di scrivere comunque questa recensione perché la lore dei Souls è molto interpretabile e quindi non è essenziale il mio giudizio ai fini della recensione. Un DLC molto scenico, con ambientazioni ricche di dettagli, ma meccaniche, bug e glitch e compagnie invariati. Lo consiglio? Se vi piace Dark Souls, assolutamente sì. Si poteva fare di meglio, ma va bene così. Rimane solo un peccato che sia finito. Ora aspettiamo From che sforni il prossimo prodotto, che io spero sia Bloodborne 2. E rimango speranzoso nella correzione di tutti i difetti tecnici che ormai da anni accompagnano il genere. In due parole, bella zio. E solo chi l'ha finito può capire queste due parole.